Eccoci qua, amici sportivi, siamo con Giovanni Mussa, allenatore del Via del Me Val Brembana. Prima di tutto, benvenuto a questa videochiamata. E naturalmente, noi restiamo a casa a questo coronavirus che blocca il campionato, quello di Serie D, Serie A, Serie B, Serie C, tutti i campionati nazionali. Sì, siamo fermi momentaneamente, sappiamo che ci sono cose più importanti in questo momento da affrontare. Bisogna chiaramente pensare alla priorità in questo momento che è sicuramente la salute. Facciamo di tutto perché questa cosa si risolva con i nostri comportamenti, non possiamo aspettarci cose diverse in questo momento. Bisogna rimanere a casa e aspettare che questa buriana passi e poi essere pronti per tutto il resto. Ecco, infatti, Mursa, la situazione qual è in casa Villavalle? A casa Villavalle, come al solito, la situazione è ferma come per tutti quanti. Abbiamo subito anche noi chiaramente delle situazioni complicate da un punto di vista anche personale per tanti dei nostri addetti. La Bergamasca, del resto, è stata una zona talmente colpita che era impensabile restarne fuori. Ha coinvolto un po' tutti, noi siamo rimasti come sempre in contatto. La nostra società è prima di tutto una famiglia, quindi è un gruppo veramente forte. Che fa di tutto per rimanere unito, ci sentiamo con costanza, ci stiamo ognuno allenando a casa propria con dei programmi che abbiamo dato e cerchiamo di rimanere in contatto e rimanere in condizioni per quanto si può essere, ecco. Ecco, infatti, oltretutto, attività sportive bloccate. Sì, da noi sono tutti fermi. Chi ha la fortuna di avere un giardino o di avere qualche attrezzo in casa, noi diamo dei programmi che si possono svolgere chiaramente al domicilio, nell'attesa che questa morsa si allenti e ci permetta di uscire. Almeno proviamo a rimanere nelle condizioni utili per poter rimanere almeno in salute, ecco, se non proprio in condizioni per giocare a calcio, almeno in salute. Ed era finita in salute Mussa l'ultima partita di campionato del Villavalle dove aveva battuto per 2-1 il Brusaporto. Sì, era una partita, è stata come un po' tutte le partite della Serie D, molto equilibrata, quindi sono quelle partite che si giocano sul filo del rasoio del risultato, quindi poteva essere un pari, invece stavolta l'abbiamo spuntata noi, anche se il Brusaporto aveva fatto una buonissima gara. E venivamo da tre partite fatte molto bene, adesso parlare di calcio in questo momento è Esatto. anche strano, fa strano anche a me parlare di calcio, però ecco, venivamo da un momento sicuramente utile, probabilmente cominciando a guardare in avanti si riesce anche mentalmente a rimanere un po' più freschi in questa situazione di stress continuo che il coronavirus ci ha imposto. È stato un buon momento, ma sicuramente il momento sarà il 4 di maggio per decidere qualsiasi soluzione del campionato. Io penso che soluzioni ce ne siano poche, nel senso la più logica è quella di terminare il campionato qui, perché non ci sono i presupposti, figuratevi tutto il dettato che è stato dato per la Serie A, figuriamoci, e loro sono professionisti di altissimo livello, figuriamoci a scendere come potrà essere possibile riprendere il campionato in totale sicurezza, perché la prima cosa principale è la totale sicurezza, noi siamo dei dilettanti. Come tante persone che fanno parte del calcio, di questo ambiente, io ho una famiglia, ho un'attività, ho dei figli, di conseguenza il solo pensiero di potermi ammalare e portare a casa qualcosa è una cosa che non mi lascerebbe tranquillo mai. E il calcio è fatto di serenità, di gioia, di mente libera, quindi in questo Certo, momento la cosa più certo. importante è riacquisire questa possibilità e poi parlare di calcio. Bene, abbiamo parlato di questa pandemia, di questo Covid-19. Torniamo un attimino indietro al campionato del Villavalle. Quest'anno è stato un campionato un po' sofferto, con 43 reti subite in 27 gare insieme al Caravaggio. È la seconda peggior difesa del campionato. Come mai quest'anno questa trasformazione, Musa? Ma quest'anno è stata un'annata, dicevo un po' anche ai miei collaboratori, eccetera, che se ci fossimo salvati nel modo adeguato, quest'anno ci saremmo laureati, perché un'annata con così tante difficoltà non mi era mai capitata. Difficoltà dall'inizio alla fine e spesso dovute a fatti contingenti, non a cose programmate. Abbiamo avuto una serie di infortuni traumatici con un numero pazzesco, che capita, negli anni può succedere, quindi ci siamo trovati quasi sempre a dover combattere numericamente con una rosa cortissima, quindi a dover modificare sempre i nostri assetti. Questa non deve essere mai un alibi per i giocatori, perché poi alla fine, lavorando, siamo arrivati, pur con gli stessi problemi, a ottenere dei risultati, perché le ultime tre partite abbiamo fatto benissimo, però fatto sta che l'analisi non può non passare attraverso quello che ti succede durante l'anno. E purtroppo abbiamo dovuto fare di necessità virtù, abbiamo raccolto i punti che ci siamo meritati e eravamo pronti a affrontare il finale in crescendo Quindi sicuramente.
E mi perdoni, Musa, vogliamo mettere un po' il dito nella piaga, anche se oggi è il 25 di aprile, forse la partenza di Mazza è stata un po' accelerata. Mazza non ha deciso nessuno, è stata una sua scelta di fare un'altra scelta calcistica e è giusto che lui l'abbia fatta con la sua testa, se nessuno gli ha imposto di andare. Sicuramente ci siamo poi trovati corti da quel punto di vista, ma non solo per l'assenza di Mazza, ma per l'assenza contemporanea poi di Del Carro. Guarito Del Carro si è fatto male Donida, guarito Donida si è fatto male Tarchini, si è fatto male Corna, si è fatto male Brioschi, che era il nostro giovane a sinistra, è fuori, diciamo, sarebbe rientrato adesso, ma è fuori da più di 6 mesi. Cioè, è stata un'annata talmente travagliata che andare a puntare su una situazione diventa complicato. Bisogna fare un'analisi più completa. Abbiamo fatto un periodo senza neanche un attaccante in rosa, perché contemporaneamente Lella, anche lui ha fatto la scelta di fare un'altra scelta di vita e anche questa va accettata. Purtroppo siamo dilettanti, non possiamo costringere nessuno. Con Ghisalberti infortunato e con Corti infortunato, altri attaccanti in rosa non ne avevamo. Quindi abbiamo sempre dovuto fare di necessità virtù. E adesso parliamo un attimino ancora a Mussa del campionato, anche se è passato, probabilmente sarà forse anche finito, però c'è stato questo dualismo con Sonzogni, Crotti 27 partite su 27 con 8 gol, qualcosina al centrocampo forse è mancato. Sì, sicuramente. Sonzo è un giocatore che è prima di tutto una persona che mi piace tanto, è un giocatore che mi piace tanto perché incarna i miei valori, cioè quello di non mollare mai, di darsi da fare. Però anche lui, come sa benissimo, è stato fuori tantissimo. Cioè, noi abbiamo avuto una serie di infortuni veramente pazzesca. Cioè, se mi mettessi qui a nominare tutti gli infortunati, tenete Sì, presente che lo sappiamo dai giornali, dai media, dai video, Musa. Probabilmente, e quindi non è che se Sonzoni fosse stato bene quest'anno ci avrebbe dato una grandissima mano, perché alla fine Crotti, per fortuna nostra e sua, è stato sempre bene ed ha sempre giocato. Se fosse successo lo stesso per Sonzoni avremmo avuto molti meno problemi, chiaramente. Però purtroppo a rotazione abbiamo avuto una serie di infortuni che non ci ha mai permesso di schierare. Non ho mai potuto schierare la stessa formazione in 25 partite, 26 di campionato, è incredibile. In porta Asnaghi cresce all'ombra di Gritti. Esatto, Beh, Asnaghi ha giocato più partite di Gritti, perché sì, dici 16 partite, sì. di Gritti non possiamo aggiungere altro se non quello che ha già fatto, nel senso che è un giocatore, prima di tutto è una grande persona, poi è un giocatore di uno spessore talmente elevato che parlare di Gritti diventa quasi sminuirlo, perché lui è già la storia del calcio della nostra terra. Asnaghi invece è un giovane, un 2000, che è cresciuto tantissimo, tolta la papera clamorosa che ha fatto con la Virtus Ciserano, che ci è costata la partita dove avremmo meritato di vincere, invece addirittura l'abbiamo persa. Tolta quella, Asnaghi ha fatto un'annata sicuramente positiva. Io ho cercato di dargli i tempi di crescita, non è giusto non permettere ai ragazzi di sbagliare e non è giusto neanche non dire che ha sbagliato. Lui lo sa che ha sbagliato, lo so io, ma questo non mi ha precluso il fatto di farlo giocare poi subito dopo. Cioè, Asnaghi deve avere, come tutti i giovani, se si vuole attuare un'idea di calcio propositiva, i giovani devono poter sbagliare senza che gli si venga messa la croce addosso. Quindi sbagli, non c'è problema, giocherai la partita dopo e cercherai di sbagliare di meno. Questa è la mia mentalità. In attacco ad inizio del girone del ritorno ha fatto ritorno Castelli. Castelli è un giocatore che ho voluto fortemente, ma volevo già anche l'anno scorso. Lui purtroppo quest'anno ha voluto fare un'altra Era scelta. Latrizium, lo ricordiamo. Sì, ha voluto andare a Latrizium a metà dell'anno scorso, ma con noi aveva già fatto benissimo. È un ragazzo con tantissime qualità perché ha una fame clamorosa di arrivare e ha tante doti. Per me è un attaccante che in Serie D può fare la differenza. È anche un 96, quindi, no, 96, sì, 96-97, so. Non vorrei sbagliarmi sull'anno, mi perdonerà Marco, ma fatto sta che è un ragazzo ancora giovane che può solo migliorare e è uno che farà sempre gol in tutte le categorie. Ecco Musa, siamo quasi al termine, però abbiamo ancora un bel po' di domande. Il modulo più caro che utilizza Musa è uno strano, forse diciamo così, perché tutti fanno il 3, 5-2, 4-3-3, mentre lei spesso gioca con il 5-3-2. Cosa vuol dire? Primo non prenderle? No, assolutamente, ha proprio sbagliato modulo. Io non gioco mai con i 5, Lo sapevo, tant'è chissà che questa risposta, i miei eh. quinti sono delle ali, cioè io a quinto a sinistra ho Motta che è sempre stato una prima punta o una punta laterale, quindi io sui quinti metto giocatori offensivi, quindi il nostro forse è uno dei pochi insieme all'Arconatese tre puri, cioè noi giochiamo a tre secchi dietro.
Dopodiché delle volte scaliamo col quarto di destra, un quarto magari sulla fascia destra, decidiamo un quarto un po' più difensivo perché l'interno di destra possa spingersi dentro nelle linee che può essere Crotti. A sinistra abbiamo Ronzoni che è un altro giocatore offensivo, il quinto di sinistra di solito è Ramotta che è un altro attaccante più le due punte. Quindi il nostro modulo è iperoffensivo, forse è questo che ci ha causato un po' di gol subiti in più, ma a me il fatto di subire gol non è che mi interessa più di tanto, perché se l'equilibrio lo si trova 30 metri più avanti, per me è più divertente giocare a calcio, ecco. Dopo certo, se avessimo avuto dei singoli un po' più forti sempre, invece che abbiamo dovuto spesso mettere dei cerotti a delle ferite aperte, probabilmente avremmo subito molto meno gol. Ma la nostra squadra è stata comunque sempre molto divertente, sempre una delle più offensive del campionato da un punto di vista di predisposizione del gioco. È una squadra che non è mai prima non prenderle, ma è prima farne uno in più degli altri, nella mia testa. Ecco, nella testa Musa ha avuto il pensiero, si è occupato di scrivere un libro che dice Allenare il metodo per allenare con metodo. Il calcio di Musa è occupare gli spazi con organizzazione. Che vuol dire Musa? Sì, questo libro l'ho già scritto un paio di anni fa, adesso mi sto anche dedicando all'interno di questo periodo qua a fare dei confronti con altri allenatori. Io metto a disposizione tutto quello che so perché non sono assolutamente geloso di quello che so. Io sono uno studioso, mi piace studiare, mi piace guardare e mi piace meno invece giudicare. Quindi io cerco di imparare da tutti e sono sicuro che tutti in tutte le categorie hanno qualcosa da esprimere e da poter insegnare o condividere con gli altri. Quindi il mio modo di pensare calcio è sicuramente un calcio di comando, cioè di tenere la palla per divertirsi. A me non piace chi la butta via, non piace chi gioca lungo, a me piace fraseggiare non in orizzontale ma andando in avanti, occupare uno spazio successivo e portare tanti giocatori là in avanti. Certo, poi bisogna avere la capacità di riaggredire la palla, altrimenti poi l'equilibrio viene meno. E torniamo al campionato virtuale. Domani andrebbe, fa un bel sorriso Musa, sarebbe andato in scena una partita di cartello contro la Prosesto. La Prosesto intanto magari sarebbe già stata campione, quindi magari le motivazioni sarebbero state diverse, noi avremmo dovuto sudarci la permanenza in categoria probabilmente, perché nonostante il trend positivo, poi a noi mancava di rimanere comunque attaccati lì a quel treno che ci avrebbe potuto portare verso la salvezza, quindi con la Prosesto sarebbe venuta fuori una partita sicuramente giocata sul filo delle motivazioni. Se loro fossero già stati campioni avrebbero avuto sicuramente meno di noi. Con la Prosesto all'andata abbiamo fatto una grandissima partita, sono stato molto orgoglioso dei miei ragazzi che hanno affrontato la prima della classe con un vigore clamoroso. Certo, noi ripeto, essendo una squadra giovane alla fine, perché nonostante gli interpreti a volte numericamente abbiano avuto età, noi nella rosa eravamo molto giovani perché gli infortuni hanno riguardato più che altro i giocatori non in quota, quindi fuori quota, e abbiamo dovuto sempre e spessissimo giocare con 5-6 giovani. Abbiamo fatto giocare tanti ragazzi del nostro settore giovanile, questo è importante. Abbiamo fatto giocare Vitali che è un 2000, ha esordito Tiraboschi con 2003, ha giocato Micheletti, hanno giocato tantissimi del nostro settore giovanile, e beh, Tarchini ormai non è più una novità, e io sono orgoglioso di questo, ma soprattutto del Una team. conferma, Musa Tarchini, una conferma, eh. Sì, Tarchini è un giocatore che tutte le squadre vorrebbero perché è un giocatore che ti dà una garanzia, una solidità, un impegno, una dedizione, una costanza clamorosi. Ecco, questo. Lui nella testa è un grande giocatore proprio di calcio. Eccola qua, Musa, l'ultima domanda. Non parliamo più di Villavalle né di coronavirus, ma se chiamasse la Cremonese. Se chiamasse la Cremonese in Serie B, a che ora devo partire? Andrei subito Subito, via. subito, Musa. Beh, è normale che tutti hanno l'ambizione di poter fare qualcosa in più. Io non l'ho mai nascosta questa cosa. A me piacerebbe fare calcio a livello professionistico, pur non scendendo a compromessi, nel senso non snaturando la mia caratteristica, che è quella di mantenere prima i rapporti umani come prima credenziale. Prima bisogna essere delle brave persone, poi dei bravi allenatori. Quindi prima essere una brava persona è la cosa più importante. Poi, per me è importante. Il massimo per me sarebbe o gestire una primavera o una Serie C che gioca con tanti giovani. Questo sì, sarebbe il mio sogno, perché nei giovani si racchiude tutta la forza del futuro, ma anche la voglia di arrivare, la voglia di darsi da fare. Se allenati giusti, i giovani hanno tanta umiltà, tante cose da insegnarci. Io lo spirito dei giovani è quello che invidio ai giovani. Quindi ci potremmo completare con una squadra estremamente giovane che mi dia la possibilità di mettere tutto l'entusiasmo che io posso dargli e la mia esperienza, perché adesso comincio ad avere qualche annetto anch'io e di conseguenza devo fare anche io gioco forza, appoggio sui più giovani. Bene, grazie mille Musa per questa videochiamata, ti ringraziamo, ti facciamo un in bocca al lupo per il prossimo campionato e chissà quando comincerà. Grazie a te Giovanni. Grazie mille a voi, ciao, arrivederci, a presto, ciao.